E bentornati sul mio canale. Prima di tutto voglio dirvi grazie a tutti per il supporto che ci state dando, perché grazie a voi il canale cresce giorno dopo giorno e di questo sono davvero molto molto contento. Altra cosa importante, continuate a supportarci con i mi piace, commenti e iscrizione. Per voi è tutto grazie, ma per noi è fondamentale perché ci fa crescere come canale. Più cresciamo, più portiamo contenuto, più portiamo nuovi format, ma soprattutto riusciremo a portare ospiti. Però abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno del vostro sostegno e altra cosa importante, abbiamo anche un secondo canale, The One TV Extra, che lì parliamo di tutto tranne che di calcio. Abbiamo anche un canale social, tutto quello che creiamo sui nostri social è creato da noi. Partiamo dal presupposto: questo molto probabilmente sarà l'ultimo contenuto di una conferenza stampa, perché sinceramente Bologna-Juve e Juve-Monza saranno due amichevoli. Questa, parlando seriamente, è l'ultima partita vera della Juve. Perché io penso che se questi ragazzi non hanno giocato con l'intensità che dovevano giocare contro la Salernitana, perché lì c'era un obiettivo da raggiungere, secondo voi questi contro Bologna e contro Monza, che non hanno più niente da giocarsi, che hanno raggiunto l'obiettivo, come giocheranno? E allora, essendo che loro cominciano a sentirsi amichevoli, cominciano a sentirsi in vacanza e chi con la testa agli europei, mi prendo questo momento tutto per me. Allora, le conferenze stampa, casomai cambierei idea solo se durante una conferenza stampa il buon Allegri decide di annunciare il suo divorzio o la sua conferma. Solo in quel caso commenterò le altre due conferenze stampa, se no altrimenti questo tipo di contenuto lo rivedremo o alle presentazioni di qualche giocatore nuovo oppure il prossimo anno a inizio campionato. Chiudiamo qui l'argomento. Questa che conferenza stampa è stata? Semplice, banale, come sempre. Danilo che fanno le solite domande e lui mi parla di resistenza. Ma quale resistenza? Noi quale resistenza abbiamo avuto quest'anno? Mi parlano e non sai se farai un'altra finale, ma lo so che se non è detto che tu ogni anno fai una finale, lo so che non è che tutti gli anni fai una finale, ma tu devi parlare di questa partita qui, devi parlare come se per te fosse la partita della vita, come se per te non ci fosse un domani, invece leggeri, tranquilli, beati, col sorriso, quasi no, col sorriso no, perché a differenza della conferenza stampa dell'Atalanta, dove sia Scamacca che Gasperini sorridevano, quelle della Juve erano più tesi, erano più musoni, perché forse, parliamoci chiaro, nello spogliatoio della Juve si è rotto qualcosa. Su questo ormai non ci dobbiamo nascondere. Per me, la partita che ha segnato la fine di una stagione mediocre è stata non quella con l'Inter, perché con l'Inter ci sta a perdere, perché poi ha perso anche contro il Napoli, ma quella sconfitta, quel pareggio, per me sconfitta con l'Empoli, quello è stato, secondo me, quello che ha innescato la fine di tutto. Però ormai quello è passato, ora testa al presente. Caro Danilo, qua non c'è nessuna resistenza, perché voi non avete resistito a niente. Voi siete andati come una barca alla deriva. Vi è andata bene che siamo in Champions perché abbiamo fatto troppi punti all'andata. Il problema è proprio quello, è da capire qual è la vera Juve, se quella è l'andata o questa al ritorno. Perché io, vedendo la Juve così, domani ho paura che prendiamo un'imbarcata. Allegri che in conferenza stampa, invece di parlarmi della partita, invece di dirmi chi può giocare a posto di Locatelli, perché siamo arrivati a questo punto? Essendo che per una stagione intera avevamo una settimana di tempo per preparare un nuovo regista, abbiamo sempre deciso di giocare con Locatelli. Nel momento in cui Locatelli ti manca durante la finale di Coppa Italia, non sai chi mettere, perché hai il dubbio. Io domani sta girando alcune formazioni che le diremo domani, non siamo qua a mettere tutte le formazioni, ma signori miei,
C'è Nicolò Sicaviglia che può giocare a posto di Locatelli, ma io non mi sorprenderei che a un certo punto si inventa Danilo a centrocampo, perché io di questo personaggio qua mi aspetto tutto. Uno che dice durante la conferenza stampa l'obiettivo principale è stato raggiunto, quello di arrivare in Champions con 2 giornate d'anticipo, ma stiamo scherzando? Tu a gennaio avevi 20 punti di vantaggio dal quarto posto. 20 punti di vantaggio, domande complicate non te ne fanno, domande complicate non te ne fanno. Non mi dici se gioca Perin o Šeštić. Fammi il motivo perché deve giocare Perin e non deve giocare Šeštić. Dimmi chi gioca in attacco, dimmi chi gioca in difesa. Io su questo voglio parlare, no? Che le finali sono 50-50. Lo so che le finali sono 50-50, lo so che partiamo sfavoriti. Perché se vado a vedere la partita dell'Atalanta con la Roma e la Juve con la Salernitana, io dico non è che partiamo sfavoriti, partiamo super sfavoriti. Noi siamo i primi che ogni volta mi devo sentire dire, siamo i primi se vinciamo, festeggiamo, se perdiamo siamo a stringere la mano agli avversari. Ma che cos'è questa storia? Che cos'è questa storia? Poi dice il peso della Coppa, l'Atalanta, come... È una finale, si deve giocare per vincere, no? Che mi dice che l'obiettivo è stato raggiunto, poi la finale si vedrà. Oh, siamo la Juve, vogliamo salvare questa stagione. Sono più di 1.000 giorni che non alziamo un trofeo. E tu in questa conferenza stampa mi parli del nulla, mi parli che è stato raggiunto l'obiettivo, vuoi proteggere sempre il tuo lavoro, ti metti sempre tu davanti agli altri, basta, basta. Poi, che dire, è stata una conferenza stampa, secondo me, come le solite, signori, parliamoci chiaro, le domande sono concordate, non c'è stata una domanda difficile, non c'è stata una domanda che gli dicono a lei, dopo 3 anni, questo è un trofeo, che lei, che è un risultatista, che rappresenta il risultato per eccellenza, se non vince... Non è un fallimento. Tipo domande così, queste no. Solita conferenza stampa mediocre. Perché poi fanno le domande, come si sente, signori miei? Parliamoci chiaro. Parliamoci chiaro. Questi sono giocatori che hanno giocato finale di Champions, con tutto il rispetto. Con tutto il rispetto. Può essere emozionato che gioca una finale di Coppa Italia, tutto quello che volete, ma sono allenatori. Io pure Danilo che ne ha vinte 2 di Champions. Hanno giocato finale di Champions. E mi dite, sono un bambino. Che bambino è? Qua i bambini sono finiti. Qua i bambini sono finiti. Qua è il momento di alzare un trofeo. È il momento di mettere dopo 3 anni. Una formazione come si deve, una formazione di testa, una formazione che possa mettere in difficoltà l'Atalanta. Qualcuno mi dirà, però non hai parlato della conferenza stampa, e di che cosa devo parlare di questa conferenza stampa? Spiegatemi. Di dire che è emozionato come un bambino, che deve vedere che le finali sono 50-50. Che Danilo mi parla, dobbiamo pensare a questa finale, non al futuro, perché non si sa se si gioca un'altra finale. Lo so che non è detto che tu ogni anno finisci, fai una finale, non c'è un contratto che ti dice ogni anno si fa una finale. Di cosa? Di cose che ogni volta mi devo sentire dire che l'obiettivo era entrare in Champions, devo sentire dire che uno si deve accontentare, siamo arrivati a questo punto che la Juve si deve accontentare di entrare nei primi quattro? Io sinceramente, sono onesto, non mi accontento di arrivare nei primi quattro, io sono la Juve. Io parlo con l'allenatore più pagato della Serie A, che prende 7 milioni, con la rosa più pagata della Serie A, che prende, che è super pagata. Allora, se l'obiettivo è entrare nei primi quattro, comincia a dimezzarti lo stipendio. Dimezzati lo stipendio. E allora? Io quando ho sentito, io l'ho sentito da tutta la conferenza stampa, ma quando ho sentito che alla prima domanda lui subito si è messo sulla difensiva parlando di obiettivo,
raggiunto, perché ora vincere la Coppa Italia non è un obiettivo. L'obiettivo era arrivare in finale, signori miei. Cosa siamo diventati? Che schifo siamo diventati. Comunque, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo al prossimo. Ciao!